Signori, buongiorno, buongiorno. Questa per adesso, voltati, questa situazione, appena svegliati, lì ci sono le nostre tende, anzi no, cioè, appena svegliati, un fico secco, mi sono svegliato 2 ore e mezza fa, fianco alla tenda è passato un corvo maledetto, ma sapete, uno di quelli cattivi, grossi, così, e niente, ha iniziato a infastidire, a gracchiare. Faccati. Adesso con calma tiriamo via la tenda, ci sistemiamo, poi andiamo a fare colazione. In teoria, tipo da ieri è avanzata una torta, però chi lo sa. Chi c'è qua? Perché esce la testa da lì? Mamma mia ragazzi, che giornata, oggi risveglio potentissimo, sono arrivati anche gli scout e quindi noi tutti mezzi sbronzi così, c'erano i ragazzini lì che tiravano su l'immondizia e potavano le piante, che ridere, poveri. E niente, allora poi colazione in chilling, ho giocato un po', gioco in scatola Citadels, molto carino con i miei fratelli. Adesso ho accompagnato mio fratello alla Black Hag, che se ne ritorna a Milano, e io nel frattempo ora sto andando in palestra, ne approfitto perché sta settimana zero volte, e quindi ora devo per forza di cose far su qualcosa. Vabbè ragazzi, quindi ora stiamo andando in palestra, in de palestra, stasera mi piacerebbe dormire pochino di più del solito, cioè ho sonno arretrato anche perché stanotte ho dormito, siamo andati a letto alle 4 e passa e sveglia alle 8, sveglia alle 9 e mezza, però mi sono svegliato prima perché un cazzo di corvo si è messo a gracchiare a fianco a noi, c'erano tipo dei rami, un corvo schifoso, così, niente. Comunque ragazzi, tutto questo, qua ci sono i banchetti a Verona, c'è osteria, io non mi sono neanche accorto, non ho provato neanche un goccio di vino, niente. Sono stato il veronese meno patriottico di questo mondo e è anche una bellissima giornata, cacchio, potevo stare un po' fuori. Vabbè, invece no, io al posto di stare fuori col bel tempo e quant'altro, mi chiudo al chiuso in palestra perché dobbiamo spingere ragazzi, perché sennò tra l'altro ragazzi dopo magari farò una stima un po' migliore di come sono andate le statistiche sta settimana, ma ora come ora sono 1492, quindi qualche iscritto in più l'abbiamo fatto, ne mancano 8, non ci stiamo muovendo velocemente ragazzi, dai, ne mancano 8 per 2005, cioè un sogno, mai toccato 2005, mai. Poi io so che appena toccherò 2005 probabilmente tornerà indietro 2004 e 90 giù di lì, e quindi le gioie è impossibile gustarsele qua, impossibile. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, siamo usciti dalla palestra, io sono stecchito, morto, dilaniato, ho fatto un botto di esercizi di panca, un botto ragazzi, bisogna iniziare a far crescere il petto perché io ho degli spalloni, ho una schiena d'acciaio, ma il petto sembra uno stoccafisso, Dio santo, un citrullo. Quindi ragazzi bisogna sanare questa cosa, di conseguenza oggi quasi solo panca, un po' schiena, ma quasi solo panca ed esercizi analoghi. E niente, ora stiamo andando al tennis club, che è un locale che si trova sulle Torricelle, esattamente di fronte a noi, ma un pochino spostato verso ovest, e andiamo a giocare a ping pong. Andiamo a fare ping pong ragazzi, perché ci sta, un po' divertente così, piuttosto che guardarmi un filmetto, visto che già stasera sto in casa perché devo riposare, almeno adesso c'è un bel, relativamente bel tempo, ci sta. E questo mi fa anche notare che oggi in città c'è letteralmente un botto di gente, cioè infatti tra un po' si avvicinano i mercatini di Natale, bisognerà probabilmente fare le foto, i video, e il buon Lorenzo speriamo che non diventi troppo pazzo a riguardo, impazzito! Pronti per il tramonto? 1, 2, 3, oh là, ma santo Dio, no, di 3, di qua,
Ogni tanto mi dimentico che ho la videocamera in mano, tenendo il volante. Ah, ragazzi, allora, ping pong fatto, adesso siamo al supermercato che mi piglio, avevo voglia di piadine stasera. Dovrei farmi una minestrina, vabbè, ora vediamo cosa mi faccio ispirare. Penso piadine, ma scopriremo assieme. Mi piace come ci sia la Pringles vari gusti e c'è solo quella normale. Ok ragazzi, come potete immaginare, alla fine mi sono preso delle piadine. Un po' vergognandomene, spero che magari mi accosto qua, un po' vergognandomene, ma che ci devo fare? Cioè la palestra, ho fatto esercizio e tutto, oggi non avevo voglia di mangiarmi una minestrina, non mi avrebbe sfumato nulla. Proprio ero tentato di tipo prendermi del pesce, un pesciolino magari con le patate, però al contempo no. Ragazzi, sono morto stecchito, mi sono mezzo addormentato sul divano, sono le 9:45, devo recuperare. Ora mi sto guardando Gli Anelli del Potere, il quinto episodio, non fatemi spoiler, però si sta diventando un po' pruriginosa la situazione, diciamo, piacevole. E noi ci vediamo domani, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo nel video di domani al top, al massimo ragazzi, interagite. E in tutto questo, prima io ho detto che ero a 192, ora sono scusa, 2492 iscritti, ora sono a 2496, quindi nel giro di qualche ora 4 iscritti in più, ne mancano 4 ragazzi, le 4 poi si festeggia. Mamma mia, sono morto. Morto, la videocamera quella bellina è di là, non voglio rialzarmi, qui una volta l'iPhone va più che bene, anche se è un po' buio, che ci devi fare? Ragazzi, ciao.